Sicuramente c'è una parte di sfida, nel senso che poi si vive e necessariamente io ho bisogno di una quantità giornaliera e annuale di adrenalina. E l'adrenalina mi fa stare in piedi per molti aspetti. E, oltre a trovarlo nel mio lavoro evidentemente tutti i giorni, ho bisogno anche di stare, come spesso dico, con il fiato corto, cioè di vivere e di ricaricarmi di adrenalina. E questo sarà un viaggio un po' diverso dagli altri, perché sarà un percorso fatto lentamente in bicicletta, ma poi che dietro nasconderà dei passaggi interessanti di fatica, piuttosto che di organizzazione, piuttosto di logistica, probabilmente di fame, probabilmente di sete, probabilmente di stanchezza. E dunque sarà interessante anche mettermi alla prova da questo punto di vista, perché l'ultima volta che sono stato da solo a fare un'impresa è stata nel 2011 sul Muzzagatta, un 7546 metri in Cina, che volevo salirlo con gli sci, poi purtroppo mi sono ammalato lì, ho preso una bronchite e sono rientrato, ma quei 15 giorni lì in solitaria su questa montagna hanno rivelato degli aspetti del sottoscritto che non mi aspettavo.